Sì, Tiziano, allora io sono con Antonio Massoni, che è un dirigente di Pentafarte, l'azienda, lo vedi, qui c'è il controllo di qualità delle siringhe, da qui escono mezzo miliardo di siringhe all'anno, e questa è anche un'azienda che ha partecipato al bando indetto dal commissario Arcuri, 157 milioni di siringhe per inoculare il vaccino agli italiani. Allora, ci sono però delle difficoltà, cominciamo a capire cos'è una normale siringa vaccinale, qual è invece la siringa che ha ordinato l'Italia. Allora, vi mostro quella che è una comune siringa 1 ml utilizzata prevalentemente per la somministrazione del vaccino. Questa è una siringa comunemente chiamata tubercolina, è una siringa reperibile nelle farmacie e di produzione standard. Questa qui, diciamo, l'assemblaggio può essere venduta con o senza ago. Nel caso sia senza ago, è l'operatore di turno che decide quale ago assemblare con una semplice pressione, così. Questa però non è la siringa che abbiamo trovato nel bando. Era troppo facile, se no, e quale abbiamo trovato? Esatto. Allora, noi abbiamo trovato quest'altra versione, che è la siringa 1 ml Lure Lock. Lure Lock, diciamo, la differenza sostanziale tra queste due siringhe sta nella connessione tra il cilindro e il lago. Nel caso della Lure Lock noi abbiamo un avvitamento e non una pressione. Si tratta di una siringa sicuramente più performante, ma ha dei costi completamente diversi e una reperibilità anche diversa. Diciamo che questo raccordo è comune per siringhe di capacità maggiori, ma per quanto riguarda i vaccini è abbastanza un prodotto atipico. Quindi aspetti, noi abbiamo capito che è più performante, però A costa di più e B non è esattamente la siringa che si usa solitamente per fare i vaccini, e C forse significa pure che si fa più fatica a reperirle? Sicuramente, no. quando dico che costa di più, no, purtroppo le dico di sì. Quando parlo del costo possiamo anche arrivare a 5-6 volte il costo di una siringa standard. Invece, per quanto riguarda la reperibilità, essendo un prodotto, diciamo, non standard, chiaramente per la messa in produzione di un prodotto del genere partirebbe almeno tra 2-3 mesi. Attualmente noi stiamo producendo già da settembre delle siringhe standard per il Ministero della Salute francese. Ah, no, aspetti. Le siringhe che state producendo per la Francia sono sempre siringhe per il vaccino anti-Covid? Standard. E state producendo quelle standard? Sono siringhe utilizzabili per la vaccinazione. No, perché mi era venuto un dubbio nella più assoluta ignoranza. Mi era venuto un dubbio, dico magari i nostri sono ben informati e sanno che ci serve una siringa particolare, più performante, e quindi hanno fatto il bando per la siringa più performante perché serve per il vaccino anti-Covid, che ne so. Invece no, perché i francesi stanno ordinando quelle standard. Sì, esatto, sono state prese quelle standard. Le stiamo già producendo da settembre, un paio di milioni al mese circa. Scusi, e quando ve le hanno ordinate i francesi? Diciamo che ecco qua. Beh, allora, per iniziare la produzione a settembre dovreste più o meno intorno a quel periodo, più o meno intorno al periodo di settembre. Diciamo che comunque c'è stata sicuramente una tempestività maggiore, ma io la criticità la vedo più che altro sul discorso della reperibilità, perché si tratta di comunque una siringa standard, per cui anche la nostra produzione è pronta a fronteggiare certi tipi di tempistiche. Invece questa, esatto, quanto tempo questa ci vuole per voi per farla? Quella performante, ma guardi, costosissima, allora, e performante. Come azienda italiana abbiamo tutto l'interesse, come dire, anche a lanciarci in una produzione del genere, ma non potrebbe partire prima di 2-3 mesi. Partire la produzione non prima di 2-3 mesi. Partire buono, no Marianna, aspetti, si ferma un attimo lì, voglio sentire i miei ospiti.